Siamo tutti più irascibili. Perché siamo tutti più irascibili? Perché alcune persone continuano ad uscire? In questo momento di isolamento probabilmente anche tu sei più vulnerabile alla rabbia. Scherzando si ride sulle coppie che sono messe tutte alla prova, si scommette se dureranno, per non parlare di quanto ci fanno arrabbiare quelli che vanno in giro senza motivo. Ogni volta che qualcuno con i suoi comportamenti non soddisfa le nostre aspettative, ci arrabbiamo. E più la relazione è intima e paritaria, più ci arrabbiamo. Non ci arrabbiamo solamente se percepiamo squilibri di potere, cioè se percepiamo che qualcuno è più forte di noi. In quel caso abbiamo paura e o ci arrendiamo e ci sottomettiamo o scappiamo. Per questo ansia e rabbia sono molto legate tra loro, ma di questo ne parleremo un'altra volta. La nostra mente è fatta di regole e ogni volta che pensiamo che qualcuno le sta trasgredendo, ci arrabbiamo. Ma lascia stare le regole che vengono da fuori, che ci vengono imposte o suggerite, lascia stare i decreti. Dobbiamo parlare delle regole che sono nella nostra mente, perché sono quelle che ci fanno arrabbiare. Ognuno di noi sa cosa è importante per sé. Tutte le cose che sono importanti per noi si chiamano valori. La nostra salute, la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri soldi, i nostri amici, la nostra città. Tutte queste cose sono i nostri valori. Tutte le regole servono quindi a presidiare e proteggere i nostri valori. Ogni volta che una regola viene violata, pensiamo che i nostri valori sono compromessi e i nostri valori servono a farci vivere meglio. Per questo alcune regole sono utili. La nostra mente quindi ci dice: le persone non devono uscire, i tuoi figli devono riordinare la camera, lo Stato ci deve dare i soldi. Ogni volta che la nostra mente usa la parola devi, forma regole. E ogni volta che queste regole non sono rispettate, ci arrabbiamo. Tutte le regole quindi servono a mantenere il controllo, il controllo di quello che è importante per noi. Ci dicono che dobbiamo avere più pazienza e non è vero, non dobbiamo avere più pazienza, perché a un certo punto la pazienza ha un limite e la rabbia che reprimiamo a un certo punto emerge e può diventare ira e possiamo sfasciare tutte le cose. Non dobbiamo essere pazienti, dobbiamo invece capire se le nostre regole sono ragionevoli e razionali, perché magari molte delle nostre regole in questo momento possono essere rimodulate e possiamo anche diventare più tolleranti. In questo momento non me ne frega niente se c'è qualche giocattolo in più per la casa, non è questa la priorità. Se c'è qualche giocattolo in più per la casa, non sto perdendo il controllo della mia vita. Quello che manca davvero è la possibilità di distrarci, perché è ovvio che ci sono giocattoli per la casa, ma le altre volte magari manco ce ne accorgiamo, perché o mentre rimproveriamo stiamo già pensando a qualche altra cosa da fare. Stavolta invece magari potremmo pure fissarci, e nella nostra mente ci sono regole tipo: deve cucinare, deve pulire, deve sistemare, deve riordinare, la televisione deve essere al volume basso, tutte queste cose che sulla predisposizione di partenza, cioè il coronavirus, aumenta la nostra tensione emotiva di base e siamo molto meno tolleranti e più predisposti allo sfogo. In questo momento siamo più intolleranti proprio perché mancano le vie di fuga. E come ho detto, non dobbiamo sottovalutare lo stato di partenza di tensione emotiva che ci predispone all'irascibilità. Perché è vero, se la mia mente è già in tensione, posso riorientare la mia frustrazione verso qualche altra persona, semplicemente per ritrovare nuovi equilibri. State quindi a cura. Ogni volta che la nostra mente usa la parola dovere e non trova riscontro nei comportamenti, alza i nostri livelli di frustrazione. La frustrazione non è altro che la sensazione che i nostri bisogni non sono soddisfatti a causa di impedimenti esterni. Ricordatelo. La frustrazione irrisolta inoltre ci suggerisce l'arrivo di catastrofi imminenti. Se i giocattoli sono a terra, tutto è fuori controllo, bordello, anche perché in questo momento l'unica cosa che possiamo avere sotto controllo è la nostra casa. Se ci fai caso, le stesse sensazioni le proviamo nei riguardi delle persone che vanno in giro senza motivo, nei confronti di quelli che fanno le vampe o che vanno a correre. Il valore che percepiamo compromesso, in questo caso, è il valore assoluto, cioè la nostra vita. Devono assolutamente rimanere a casa, frustrazione altissima, catastrofe, moriremo tutti. Più la nostra emotività si attiva negativamente, più giudichiamo negativamente noi stessi e gli altri. I giocattoli sono a terra, i miei figli sono maleducatissimi, lo Stato ancora non mi ha dato le 500 euro che non posso andare a lavorare, ah che stronzi, fottono sempre che sono scarsi, oppure gli altri vanno a correre, sono uguali ai terroristi. Comunque mi piacerebbe riflettere su questo. Perché escono? Perché fanno le vampe? Possiamo solo ipotizzare, perché le ragioni, le motivazioni sono tantissime. Alcuni semplicemente possono non considerare la loro vita importante,
magari sono rancorosi o irati per altri motivi precedenti e ne stanno approfittando per vendicarsi, magari sputano della frutta perché così sperano che muori pure tu. Vedono nel coronavirus la possibilità di riorientare la loro aggressività e abbassare i loro livelli di frustrazione. Altri magari non pensano che saranno i dottori a salvarci la vita, ma Dio. E quindi addomare i fuochi e pregare è molto più utile. Altri ancora invece vogliono accendere semplicemente fuochi per strada per manifestare il loro potere. Potere che ovviamente non hanno. Considerate comunque che ci sono comportamenti biologicamente determinati che sono utilissimi a rimodulare la nostra emotività, come mangiare, bere e camminare. Cioè questi comportamenti non fronteggiano davvero la minaccia, ma ci fanno stare meno male. Pensa a tutti quei signori che fanno avanti e indietro in sala d'attesa mentre la moglie sta per partorire. Non sembra quasi che si stanno per mettere a correre, senza motivo. Ecco, magari molte persone hanno voglia di mettersi a correre solo per aumentare il loro controllo percepito e ridurre la loro ansia, senza considerare quelli che vogliono correre perché non percepiscono il rischio legato al coronavirus e non vogliono essere privati della loro libertà, cioè il loro valore assoluto. Considera che i valori si strutturano gerarchicamente nella nostra mente e per molti la libertà è più importante della vita. Senza queste persone l'umanità non avrebbe fatto questi progressi. Quante persone hanno compromesso la loro vita per la libertà? Ma davvero credi che rimanere a casa per qualche giorno sia una privazione della tua libertà?